SpongeBob? What, Patrick? Do you feel like we're being watched? Un pochino. Forse perché abbiamo cambiato il vestito? Vabbè, io entro dentro. Un po' di latte? Look, it's Sandy! I mean, it's the sheriff! Ci lanciano le bolle. Snail dragged in. You may be yellow as mustard, but you got the bite. Oh, don't bite. Too unsanitary. I'm looking for my friend Mr. Krabs. Have you seen him? He's got big, beautiful eye stalks and tiny little legs. I'm off duty for the dole, sweetie, but hey, if you can take me, I might look into your case. You in? Proviamo. Get yourself a straw partner and make sure it sips straight. We're gonna have ourselves a nice little cactus soda showdown. There ain't a sea critter alive that can drink more soda than me. You're going down faster than a baby at nap time. Certo, come no? Jelly Bandits! Ci penso io! Ecco fatto! Oh, ma c'è ancora gente, pensavo fossero despawnati. Allora, aspetta. Fammi andare di sotto. Ne di sotto, scusami. Di sopra. Ci inseguono? Ci inseguono, ci inseguono. Questa bolla è bella grossa. Allora, finché loro continuano a spawnare, vuol dire che non possiamo finire questa zona. Il che vuol dire che posso restare in questa zona tranquillamente. Il vero problema è che non è facile saltare su sti cosi. Non con così poco spazio e con così poca telecamera. Ancora uno. E via. Quanto ci darà? Dai. È già qualcosa. Andiamo anche da questa parte. E via. Ora sono pronto a combattervi. Schifosi. Ne appaiono altri? Va bene. Oh, scusami. Bottoms up. Ah, così funziona? E allora vai, allora è facile. Salute. È una cavolata. Ah, pensavo facessimo tipo un rutto o qualcosa del genere. Ever since this red-handed bandits took over our cactus farms, we've been running low on supplies. Any chance you can go up to Cactus Hills and fetch some more cactus juice for us? The sooner we can finish our duel, the sooner I can solve your crab case. Aha, certo, come no. Sheriff Deputy SpongeBob and Balloon Deputy Patrick are on the case. Vabbè, questi si sono presi un ruolo che neanche loro. Ah, tra l'altro, aspetta. È cambiato il mio oggetto. Adesso abbiamo tipo una valigia. I don't like cactuses. They're not even pretty. They're just green, juicy and thorny. Like a cucumber that hurts your mouth when you eat. Ah, certo, come no. Don't worry, Patrick. We'll be out of here as soon as we find more cactus juice. Dobbiamo fare attenzione a Patrick. Looks like he wants to duel. I nemici sono un po' niente di che, eh. Quindi lancia della bolla. Ok, già l'avevo fatto. L'avevo già scoperto prima ancora che me lo dicesse. Ok, però il lancio della bolla sostanzialmente li distrae e basta. Ecco fatto, facile. Ma Mr. Crab. Howdy, sir. I'm SpongeBob SquarePants. Have we met before? Hey, cowboy. Sorry, you don't ring any bells. È un mariachi. Over here you're talking about entering the cactus beverage business. That demands a strong spine. E certo, come no. Just hiring a consultant to guide you. For a wee share of 70%, I'll tell you where to find the cacti with the most refreshing sap. Folks pay insane amounts of money for them. Since the shortage. 70%? That sounds a bit Non sai neanche cosa vuol dire, secondo me. Oh, I'm sorry. Did I say 70? I meant 80, of course. Now we're talking. Just keep going.
till you reach them Cactine Hills. And don't ye scam your hard-working consultant. I'm only taking 90% of the business. Mm-hmm. Come on, Patrick, let's find those thorny cucumbers. Andiamo, va. Cacchio, neanche i consulenti italiani chiedono così tanto. Oh, look, an old warning sign. It says Cactine Hills. Spines, deadly heat, bandits, and quicksand. Enjoy! This seems pretty dangerous, SpongeBob. Maybe there's a seahorse around here in need of a license. Chissà dov'è il cavalluccio, eh? Oh, baby, that cactus is ma non muoiono questi, eh? Ecco qua. Ah, allora muoiono se li colpiamo col turbo, li facciamo sbattere da qualche parte. Ok, per un attimo pensavo... Siamo arrivati. Ah, ok. Woo! Funny meeting you here. Just checking on the barrels. You know, keeping them safe from bandits. There's juicy profit. I mean, cacti. All around these parts. Now get! Raccogli il succo di cactus. This is it, Patrick! That juicy cactus gold awaits us! E dobbiamo metterlo qua dentro, ovviamente. Ero un attimo confuso perché pensavo di essere andato io a sbattere contro qualcosa, invece eravamo arrivati. Ma... quel sacchetto lì? Ah, ok! E... a tempo, magari? Sì! È a tempo. Ok, calmi un attimo. Proviamoci, vediamo. Ah, ma non è un... ok... Peccato, già un altro trofeo ci siamo presi, fantastico. Vabbè, come ovvio che sia, prima di fare qualsiasi cosa, dobbiamo fare un po' di esplorazione prima. Questo? Confusion is a goat on AstroTurf. Ok. Ma il succo qui, per esempio, che è disegnato, immagino che non valga. Però vale lì. Ok, perfetto. Tu? Even a blind hog can find an acorn once in a while. Ok, certo. E il succo di cactus, possiamo prenderlo? Ricava il succo dal primo cactus. Ah, ok. Raccogli un altro succo di cactus, ok. Finché mi fai avanzare e non devo per forza ogni volta tornare indietro, guarda, mi fai contento già così. E qui che cosa abbiamo? Ok, credo sia uno shortcut. Credo, spero, non lo so. Sì, di sicuro, per forza. Ok, ok. Sì, è uno shortcut per la zona dove eravamo poco fa. E allora, la cosa più ovvia da fare è proseguire. Ulla. Boss fight, eh? Fuori dal pericolo, che cos'è che è? Sconfiggi 50 senza subire danni. Facile, madonna mia. Peccato di sta culata. Fatto, fatto. Facile, facile. Mi chiedo se abbiamo missato qualche spatola d'oro o qualche altra moneta. Però le spatole non credo. Credo sia una sola a livello. Ok, qua non rompiamole perché probabilmente... questo è un modo secondario per arrivare qua sopra. Eccoci qua, Ale. Quindi credo di aver tagliato un pezzettino. Vediamo. Arca miseria. Sì, siamo arrivati a un altro cactus prima del tempo. O forse era il cactus che ci serviva, non lo so. Tanto dopo scendiamo lo stesso. No, credo proprio che era il nostro cactus che ci serviva. Ma comunque scenderemo, non importa. Ecco qua, grazie. Prima di tutto diamo la culata. Ecco, fatto che così apriamo lo shortcut, grazie. E dobbiamo andare da questa parte. E ora, piano piano, cerchiamo di non cadere, che tanto è comunque la... ma sto coso cade? La zona dove eravamo poco fa. Sì, era la zona dove abbiamo saltato adesso. Abbiamo semplicemente abbreviato i tempi. Vedi la curiosità dei videogiocatori. Ecco cosa porta. Ci arrivo? Oh cavolo. Sì, 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 ci arriviamo, ci arriviamo. Di poco, ma ci siamo arrivati. 750 metri. Ok, questo sì che è un bello shortcut. E via. Aspetta, 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 aspetta. Eccoci arrivati. Quanti cactus saranno?
Non ho visto se c'era modo di vedere quanti sono, ma spero non siano troppi. Esatto, ma se ne rompo di meno c'è modo di avanzare prima. Madonna mia, quanto è bella quando fai queste stronzate. Vabbè che in realtà non è che abbiamo tagliato chissà cosa, però comunque soddisfacente. Sì, direi che qualcosa c'è da quella parte, Patrick. Avanziamo e... oh, non troppo, non troppo, che sennò non riesco ad andare avanti. Via, oltre le nuvole. Quanto è bello, attacco sorpresa. Ma... dici? Sì, dico, ma non c'è nulla. Peccato, io ce l'avrei nascosto qualcosa qua dentro la nuvola. Da videogiocatore mi sarei sentito mega bravo ad aver trovato qualcosa lì. Io intanto evito, come al solito, la caduta. Eccoci arrivati. Boss fight? Boss fight, ovviamente. No, forse no, è forse solo un altro nuovo nemico. Sì, è solo un nemico nuovo. È anche facile da fare in realtà. Andato. Facile facile in realtà. Pensavo molto peggio. Addio. È stato semplice, dai. Dammi il succo di cactus. E dovrebbe essere l'ultimo. Perfetto. Torna sullo dallo straniero dall'aspetto familiare. Arrivo, straniero. In stile Breath of the Wild, eccomi qua. You got a knack for reaching them cacti. Just drop the juice in this here barrel for safekeeping. Certo, come no. Aspetta che lo facciamo subito. Look, 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 look. One barrel down. Follow that trail, my little saps. Dove? Ok, si è alzato tutto un nuovo percorso. E niente, cavalluccio, andiamo. Più che altro sta musica continua a sembrare una continua musica da parco tematico stile appunto Gardaland. Ce la facciamo a fare il salto? Ah, ok, non c'era manco il dubbio. Raccogli altro succo. Arrivo subito. Dici che c'è uno shortcut? Non lo so, ma qua sembra che ci sia una piattaforma. E qui qualcosa c'è, qualcosa c'è. Magari anche solo una moneta. Non c'è nulla, davvero? E se faccio questo? No, mi toglie la pizza in automatico. Peccato. D'accordo, tentare non fa mai male al giocatore. Ti ruba solamente il tempo e basta. Dove si nasconde il succo di cactus di questa zona? Che tra l'altro a me è capitato di bere il tè verde con l'acqua di cactus. Ed è anche buono. È anche buono come sapore. È particolare più che altro. Eccoci arrivati. Un colpo via. Aiuto. Troppa gente. Ecco qua. Addio. Addio. Fatto. Tanto quando puoi rotolare sul nemico le cose diventano facili. E il primo succo andato. Raccogli l'altro succo. E dove si trova? Da quella parte. Un po' Mario 64 questa zona, eh? Con le pedane che si muovono in questo modo, con le palle che cadono, che in questo caso sono pesci palla che sono gonfiati. Sono i cugini della signora Puff. Eccoci qua. Dov'è il nemico? Sono solo loro? Ah no, c'è anche lui. Facile facile. Fatto. Ecco fatto. Addio loro. Vieni anche tu. Ehi ehi ehi. Ok, meno male che il ponte ci ha salvato la vita. Fatto. Molto semplici come lotte, però sempre carine. Eccoci arrivati. Altro succo di cactus e via. Riempi il prossimo barile, che è questo qui.
Ecco fatto. Ma Dio mio. Certo. E fammi indovinare, devo salire fin là sopra, vero? Dunque, abbiamo quasi 1000 monete, ma preferisco tenerle per questo giro. Metti caso che il prossimo livello me ne chiede di più, almeno ce l'abbiamo un po' io da parte. Ok, ma sti pesci palla. Sì, sono anche sul percorso. Ma guarda un po', chissà che cos'è quella cosa, eh? Aiuto, i pesci palla. Aspetta. Fatto. Attenzione pesce palla. Ok. Prima di tutto fammi andare a prendere quella sfera bella grossa, che sono tanti punti per noi. E cerchiamo, sono caduto, di evitare la caduta appunto. You're seeing things, SpongeBob. All this desert must be giving you sand brain. Vabbè dai. E Patrick, cosa ci possiamo aspettare? Vabbè, anche SpongeBob, cosa ci possiamo aspettare effettivamente? Oh, sta montagna qui è carina, eh. Ci farei un mondo di Minecraft simile. Questo? Strano, eh. Sembra le conchiglie di una lumaca di mare. Eccone uno. Ce ne mancano altri due. Ci sono, esatto, altri pesci palla che cadono. Non qui però. Cosa dice il cartello? Allora aspetta. Ecco qua. Addio. Attenzione. Allora aspetta, attenzione. Anche qui facciamo passare. Esatto, il pesce palla. Datemi un attimo che arriva, là sotto. Preso. Presi tutti. E anche il secondo succo. Eccolo qua. Tutto pronto. E siamo finalmente arrivati a 1000 bolle. Sì, in realtà sono gelatine, ma sai cosa appunto mi stanno ricordando le gelatine? Il gioco, quello lì che abbiamo fatto di... aspetta. Di... Scooby-Doo. Ma... Perché mi sa tanto di Shortcut, esatto. Anche quelle scatole qua, sono messe apposta per farti evitare tutto quanto. Ovvio che a noi ci servono più per i punti che per andare veloci, però quando un giocatore è curioso, becca sempre qualche segreto. Perfetto, così abbiamo tagliato un pezzettino in più. E io sono molto più vicino. Madonna che colpo. Eccoci arrivati al terzo e ultimo succo di cactus. We melt those cactuses for all they were worth. Abbiamo munto il cactus. Suona un po' male, così, Patrick. Va bene che sei innocente, però. Io intanto proseguo la mia scalata al successo. Allora, aspetta che qua arriva il pesce palla. Ecco fatto, aspettiamo anche questo. Preso. Quante? Siamo a 250, mio Dio. Ce ne mancherà ancora un po', Eccoci qua, madonna mia. La prima palla qui era molto veloce. Aspetta, ascoltiamo l'ultimo discorso. Be ashamed if you screwed up now. Beh, effettivamente. Don't pay any attention to him. What can possibly go wrong? Certo, come no? Cosa mai potrebbe andare storto? Tipo, io che cado e che mi devo rifare tutto il percorso. Meno male che lui, quando urla, non ti lancia troppo lontano. Sarebbe stato un problema se con l'urlo ci sbatteva di sotto. Quello sarebbe stato effettivamente un problema. Aspetta. Fatto. I nemici per adesso sono abbastanza semplici comunque. Per un attimo ho pensato che la bolla sarebbe andata avanti per sempre. Addio. Dunque, fammi indovinare, dobbiamo arrivare sopra quella montagna grazie al cannone ora. Ma... No, ti prego.
Patrick, I think we've fallen down some kind of large, dark, worm-shaped cavern. Uh-huh. It means it was probably made by a ferocious, terrifying creature. Certo. A goose. Adesso vedi che in realtà il verme non è pericoloso. Oh, thank you, io sono pericoloso. Allora, esatto, stavo giusto guardando. C'è qualcosa da quella parte? C'è qualcosa da questa parte. Meno male. Quanto abbiamo volato? Per 1000 metri. Ecco qua, grazie. Piccoli segreti che ovviamente ti porti via se fai attenzione. Io ci avrei messo più che la bolla grossa. Ci avrei messo una moneta o qualcos'altro. Ad esempio. Se io vado da questa parte, che cosa ci guadagno? Attenzione coi salti su ste piattaforme minuscole. Esatto, un'altra gelatina grossa. Fammi indovinare, perché ho la sensazione che questo muro si romperà e io dovrò scappare dal verme. Eccoci qua. Perfetto. Howdy, strangelings. What brings you to this whole place? If you're after gold, get lost. It's all mine. We really, really need to get back to the surface, Mr. Miner, sir. Our friend Soda depends on it. Well, I could let you use my elevator. But what's in it for me? Dell'oro? Anything you want. There's nothing that this amazing duo can't get. Good. That darn Alaskan bullworm is obsessed with my gold. Knocks my shiny tooth out. Bam! Just like that. If you can get my tooth, I can get you up to the surface. Ok, il mio pensiero era sbagliato, però comunque il verme dobbiamo affrontarlo. Perfetto, 1300 gelatine. Ok, cos'è una boss fight? Può essere, sicuramente può essere una boss fight questa. If I was a tooth on the loose in the nest of a giant worm, where would I be? Dove sarei? Forse dentro una di quelle grosse buche? I think something is living in this hole. Chissà chi. Ew, it smells like Gary's litter box in here. That smell was not me. I swear. Eccolo qua il dente d'oro. Oh, we got the golden tooth. Restituisci Hurry, il dente d'oro. Let's get back to the miner before something comes looking for it. Allora, prima di incontrare il gigante vermone, ovviamente dobbiamo uccidere tutta sta gentaglia. Ok, calmo, calmo. Ancora uno, ancora uno. Preso. Ecco morto. Oh, calmo. Addio. C'è ancora qualcuno? Sì, c'è ancora qualcuno. Però volevo giusto vedere se compariva qualcun altro. Esatto, ecco da dove arrivano. Ancora uno. Oh. Ecco fatto. Non ho visto neanche che trofeo era. Progressi, rimandare al mittente. Abbiamo anche le missioni di rimandare gli oggetti a chi ce li lancia, eh? Ok, questa sembra un po' più complessa. Rimani solo tu. Ah, se sono arrabbiati non possiamo catturarli? Peccato. Ok, come torno indietro? Così. Perché mi sa tanto di zone in cui dovremmo ritornare per una missione quella? With a bit of gold nugget, you'd be worm food by now. But since you survived, did you find my tooth? Ovvio. Do snails leave slime in the woods? Of course! Whatever you say. Your life is all yours, boys. Oh, and I don't know what you did down there, but it left a powerful stink on you. Ha ragione. All right, let's take that elevator. That andiamo, andiamo. La miseria. Un'ora dopo. Di ascensore. Tu hai qualcosa da dire? No, strano. Ma sta musica di ipertensione da dove viene? Boh, per qualche arcano motivo c'è una musica di ipertensione assurda. Vabbè, qua abbiamo di nuovo il cavallino. Che sicuramente ci abbandonerà fra 5 minuti. They're stealing our soda supplies. Va bene. We got ourselves a train to catch. Ecco forse il perché della musica ipertragica. May I?
Venga, venga! Funny coincidence, huh? Bandits steal our train and Mr. Krabs happens to be on it. Già. Hold on! Mr. Krabs is the red-handed bandit! Oh no, l'hanno capito! Attenzione! Ta 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 ta. Ecco qua, grazie al panino. Vabbè che non c'è grande difficoltà a superarli sti ostacoli, basta saltare. Eccoci qua. Corri, corri, corri. Ecco. Attenzione. Attenzione di nuovo. Ecco fatto. Vai cavallino. Aia, vabbè qua non è stato giusto. È apparso dopo che io ho fatto il turbo. Ecco fatto, grazie. A parte il cavalluccio marino che mangia l'hamburger, cioè quanto random come cosa. A parte che poi Mr. Crab che butta via i cosi di cactus che sono una fonte di guadagno. Quando mai Mr. Crab butterebbe via qualcosa per fargli guadagnare soldi? Fammi indovinare, ogni mezza zona c'è un nemico. Aspetta che voglio provare a... No, eh? Pensavo che fossero questi i lanciabili che potevamo rimandare indietro. Mr. Crab, si fermi. Che sorriso. Molto cattivo, tra l'altro, come cosa. E via. Ecco fatto, addio. Ok, qua. Piscina in mezzo al treno in movimento. Molto random come cosa. E io mi sono accorto adesso che sono a 2 di vita. Ok, calmo un attimo. Non vedo perché c'è la telecamera. Un attimo incasinata. Grazie. E 1 e 2. Grazie. C'è qualcosa qui? Non mi sembra. E allora via. Preso. C'è qualcosa qui? Dietro qua io c'ho qualcosa. Ce l'avrei nascosto. Almeno una moneta. Ma è come al solito. Io vado in anticipo. Ah, però aspettami. Come mai mi dice che ho 0 monete? Perché è un'altra zona questa. Ah, perché mi conta come se fossimo già a bikini. Per qualche arcano motivo. Ok, vai, vai, vai. Va bene, aspetta che arrivo. C'è qualcos'altro qui? No? Allora, eccomi che arrivo, Mr. Crab. E 1 e 2. C'è qualcosa che ho missato? No. Ecco qua. Beccalo. Attenzione ai cosi spinati. Ma io posso per caso romperli? No, peccato. E allora via. Vai, prosegui. Ecco fatto, via, 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 via. Modalità speedrun ora. Allora, aspetta, così. Speravo giusto che mi lanciasse da questa parte con l'urlo. Perfetto, facciamo... Aia. Un po' di... lancio in avanti e indietro. Ma mi sembrava che ci fosse qualcuno di quelli che sparava. Forse me lo sono sognato. Maledetto. Quasi morto. Grazie. Proseguiamo. Fine. Davy Jones, Locker, SpongeBob. I know you mean well, but you gotta let me stay. Please. You're under arrest, red-handed bandit. Like I was saying, SpongeBob, you gotta take me back. I'm begging. This old soft shell won't last a day in jail. Uh-huh. Sorry, Sheriff. I'm taking this one in. Ma... I sure should stop drinking so much cactus soda on the job. Beh, ha ragione. Il vice sceriffo. Premio sbloccato. Ah, è andata via un po' di gelatina ora. Oh,
me boy, oh, that sure taught me a valuable lesson. Uh-huh. That it's not all about money? What? No, 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 no. It's always about money. But I did learn that I can't put a price on me employee of the month. Quindi non ti pago. I'm here to help, Mr. Krabs. We'll find Pearl and the Krusty Krab and bring them back on the double. That's a good lad. Now off you go. I'm sure you can get around a little faster now with those new riding skills of yours. Sì, però non possiamo guidare le macchine ancora. There are still a lot of friends to bring back home, Patrick. Let's ride! Chi sarà il prossimo? Vediamo. Spostamento sulla mappa. Grazie alla mappa puoi tornare in qualsiasi checkpoint raggiunto a Wishing World. Puoi accedervi in qualsiasi momento dal menu della pausa della mappa per visitare nuovi mondi, completare le missioni secondarie e trovare i dobloni d'oro. Dalla mappa potrai ripetere ogni scontro boss, ma solo dopo aver completato la storia. Ok. We should ask Cassandra where else we can find our friends. Certo, mi sembra una buona idea. Ah, ma stanno già iniziando a ricostruire tutto. Quindi fammi vedere un attimo. Non ci sono obiettivi e attività sulla mappa. Mentre qua, ok. Però aspetta, se faccio così, ok, mi fa andare nelle varie zone, ma non mi dice se ci sono missioni. D'accordo.